Sì Viaggiare. Questa settimana vi portiamo in un santuario unico in Europa, dall'aspetto simile a un monastero buddista, a strapiombo su un dirupo. Siamo in Trentino, a San Romedio. Ai piedi di una forra profonda e selvaggia, in cima a un picco roccioso, un ardito complesso architettonico formato da 5 chiesette sovrapposte. Un'aura di solennità e mistero lo circonda. Siamo in Val di Non e questo è il santuario di San Romedio. Un santuario tra i più caratteristici che si sviluppa tutto in verticale. Santuari fatti con questa forma che un po' richiamano quasi i monasteri buddisti è unico in Europa, non ce ne sono altri. La facciata esterna del complesso è un esempio tipico di architettura naune del XVIII secolo. Il cortile rinascimentale porta all'edificio che ospita un convento francescano dal 1950. E molte sono le affinità tra San Francesco e San Romedio, il santo in onore del quale fu costruita la chiesa antica, quella più in alto, eretta intorno al 1000 nel torrione, dove sono conservate le sue reliquie. Signore del castello di Taur, vicino a Innsbruck, Romedio, dopo un pellegrinaggio a Roma, lascia tutti i suoi averi alla chiesa e diventa eremita. C'erano delle grotte, piccole grotte naturali che si prestavano come ripari per la notte e lui sceglie una di queste grotte, quella più in alto, e qui vive la sua esperienza di intimità con Dio. La sua tomba diventa ben presto meta di pellegrinaggio e i suoi devoti costruiscono la prima chiesetta gettando le basi per il futuro santuario. Ancora oggi, questo luogo ha un richiamo molto forte e non solo per i devoti del santo, ma anche per i tanti turisti. Su San Romedio esistono varie leggende, la più nota lo lega a un orso, che il santo avrebbe sellato per raggiungere Trento e dare l'ultimo saluto al suo vescovo Vigilio in punto di morte. E dagli anni 50 il santuario casualmente ha ospitato orsi, cominciando con Charlie, l'orso di un circo divenuto cieco, evitando così che venisse soppresso. Recentemente ne ha ospitati altri, tutti temporaneamente. Adesso la gabbia è vuota e ai francescani piacerebbe un nuovo orso. Se ci dicessero che per portare un orso qui bisogna catturarne uno libero, no. Anche perché come francescani credo che nel limite possibile gli animali vanno lasciati nel loro ambiente. Lo vorrebbero nella tradizione del primo, l'orso di un circo o di uno zoo, un orso con qualche problema. Perché? Questo potrebbe essere un posto per un orso per passare o la sua vecchiaia o avere essere accudito, amato, accolto. Ed ora in Liguria per un viaggio fuori dal tempo, sul treno degli anni 30, da Rio Maggiore, il borgo